Oggi ho il piacere di trovarmi in una delle più belle regioni d'Italia. Mi trovo in Toscana, in particolar modo a cavallo delle province di Pisa e Firenze, vicino al corso del fiume Elsa, uno degli affluenti dell'Arno. In questa zona, la fattoria Bini, che si trova a Monterappoli, possiede un ex terreno agricolo, che circa 20 anni fa, in collaborazione con il Centro Foreste e Legno del CREA, è stato piantumato, c'è stata una piantumazione di alberi, in particolar modo pioppi e noci. Queste due specie sono state piantate per riqualificare, in qualche modo sfruttare, un suolo agricolo ormai non più particolarmente produttivo, e insieme a queste piante sono state messe delle altre piante, come i noccioli che mi circondano, al fine di favorire la produttività di legno del pioppo e del noce. Fin qui è già tutto molto interessante, questa è una bellissima zona, ma quello che è ancora più interessante dal punto di vista ecologico è quello che si è fatto dopo, nel senso che successivamente a questo impianto, che ormai va avanti da circa 20 anni, sono stati coinvolti diversi gruppi di ricerca e praticamente si è messo su un progetto abbastanza onnicomprensivo. Quindi in questa zona diversi gruppi di ricerca con diverse esperienze hanno messo a disposizione la loro expertise per tirare fuori un studio ecologico di particolare rilievo. In particolar modo si vuole vedere come dal suolo fino alle piante si ha un miglioramento sia della produzione del legno, che poi è l'interesse principale del gruppo forestale in questo caso, ma anche la riqualifica del suolo. Quindi l'obiettivo finale è quello di vedere come i suoli possono migliorare a seconda del tipo di specie arboree che ci crescono sopra, perché questo può riflettersi anche in un aumento dello stock di carbonio al suolo, quindi di quanto suolo ci sta a terra, che ha poi delle ripercussioni su quanto carbonio viene sottratto all'atmosfera, che finisce nel suolo in parte e nella biomassa delle piante in un'altra parte. Quindi è uno studio di grande attualità che ha dei riflessi anche su quelli che sono poi le problematiche dei cambiamenti climatici. E quindi oggi vedremo qualcosa di pratico in campo, come lavorano ecologi forestali ed ecologi del suolo. Questa è la ragione per cui vedrete tra l'altro un abbigliamento ancor meno consono del solito, ha piovuto nei giorni scorsi, piove, c'è la nebbia, quindi si lavora in campo in condizioni piuttosto varie, e questo giustifica anche alcuni piccoli problemi che ci sono sull'audio in alcune sezioni del video. Tuttavia spero che possiate trovare interessante questo video, perché è qualcosa di inconsueto che non si vede tutti i giorni. Questo è come lavorano ecologi in campo, in ambito forestale, e sono sicuro che ci saranno degli spunti interessanti. Nuovamente un ringraziamento alla fattoria Bini che possiede questo terreno e a tutti quanti i ricercatori, i professori e il personale del CREA che collabora a questa ricerca di particolare interesse. Andiamo a vedere qualcosa. Alla mia sinistra quello che si vede è una delle tantissime zone agricole presente qui lungo la Val d'Elsa. Il substrato pedologico sulla quale si è sviluppato questo suolo è una sabbia marina che è piuttosto recente, e quindi è un substrato di per sé abbastanza povero in nutrienti ed è sottoposto ad un regime agricolo piuttosto intensivo. Quindi quello che succede è che questo suolo tende a essere, dopo un certo numero di anni, stanco. Che vuol dire stanco? Non che il suolo si stanchi di lavorare, vuol dire che il suolo ha un contenuto di nutrienti piuttosto basso. La concentrazione di sostanza organica è relativamente
scarna e viene di solito concimato in maniera molto intensiva con azoto, potassio e altri nutrienti che servono a favorire la crescita delle piante. Quindi, dopo alcuni anni, questi suoli tendono a essere meno produttivi rispetto a periodi iniziali. Questo è un problema abbastanza serio, tant'è che spesso questi suoli vengono piantumati con delle fave, ossia delle piante capaci di fissare l'azoto che naturalmente arricchiscono la situazione. Laggiù vediamo la strada della Val d'Elsa, il fiume Elsa scorre in questa zona, e quindi questa è la situazione di partenza, un suolo di partenza, sul quale poi è stata imposta la piantagione a pioppennuce che abbiamo visto in precedenza. Adesso ci troviamo in una parcella di controllo, che vuol dire questo impianto forestale nasce con l'intenzione di produrre legno, in particolar modo da due specie da pregio, che sono il pioppo e il noce, che sono gli alberi più grandi che vedete tutto qui intorno. Ad esempio, in questa zona possiamo vedere un grosso pioppo. Tutto intorno a me poi è cresciuta della vegetazione spontaneamente, come ad esempio dei rovi, biancospini, che hanno ricolonizzato questa zona nel corso di circa 20 anni in cui questo impianto si è trovato in sede. Questa è una parcella testimone, nel senso che qui abbiamo soltanto il pioppo e il noce, quindi le due piante da pregio che verranno tagliate successivamente per la produzione di legno. In altre parcelle qui intorno invece ci sono delle consociazioni, nel senso che ci sono delle altre piante accessorie cosiddette, che sono per lo più degli arbusti o degli alberi che vivono tendenzialmente poco, come ad esempio lontano napoletano. Queste piante hanno l'obiettivo di potenziare la produttività del legno. In realtà è più un esperimento in campo che non una certezza. Si sa che alcune di queste piante apportano dei benefici alle piante da legno, però in questo caso qui si sono fatte una serie di piantumazioni interessanti, in cui ad esempio il pioppo e il noce sono stati messi insieme al nocciolo e così via. È interessante notare che questo non è un bosco, non è una foresta, è un impianto, anche perché si può notare una certa regolarità nella disposizione delle piante. In effetti i forestali, quando lavorano e preparano questo tipo di impianti, lo fanno seguendo proprio degli schemi, quindi utilizzando una particolare successione di posizione delle piante a distanze regolari l'una dall'altra. In questa zona marginale della parcella possiamo vedere che, oltre alle piante che fanno parte originariamente dell'impianto forestale, come ad esempio questo che è un ontano napoletano, siamo in Toscana ma la specie si chiama ontano napoletano Alnus cordata, troviamo anche tutta un'altra serie di piante che si trovano in zona per normale colonizzazione del suolo, come ad esempio il rovo, che è una pianta fortemente nitrofila e in queste zone, sia lontano che l'Eleagnus umbellata, un'altra specie che è stata piantata, forniscono azoto al suolo, essendo specie azotofissatrici. E troviamo anche altre piante, come ad esempio delle querce, che provengono probabilmente da disseminazione da altri impianti operata da uccelli, come ad esempio le ghiandaie, che hanno l'abitudine di raccogliere le ghiande e sotterrarle nel suolo per farne scorta, ma poi le dimenticano e le piante possono nascere spontaneamente. E abbiamo anche altre piante, come ad esempio dei salici e altre forme di vegetazione che normalmente stanno ricolonizzando questo impianto d'arboricoltura. L'impianto è molto fitto in alcune zone, qui siamo in una zona periferica al limite del campo agricolo, quindi le piante che sono qui sul margine sono un po' favorite, hanno parecchia luce e crescono molto bene. Questo è un nocciolo che cresce ai margini della parcella di sua appartenenza.
Adesso mi trovo in compagnia della professoressa Giovanna Battipaglia, professore associato di selvicoltura e assestamento forestale presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, che ci potrà dire qualche cosa in più su questo impianto forestale in cui ci troviamo. Professoressa. Allora, questo è un impianto forestale di circa 20 anni che è stato da sempre gestito dal CREA di Arezzo. Si tratta di diversi tipi di consociazioni. Le specie principali sono il pioppo e il noce, a cui poi sono state affiancate diverse specie accessorie. Quelle che vedete qui intorno, questi arbusti, sono dei noccioli. Il loro scopo era chiaramente vedere quale consociazione potesse avere la resa massima sulle specie di pregio. In questo contesto si è poi inserito il gruppo di ecologia sia delle foreste che del suolo, per cercare di capire, oltre a massimizzare la produttività legnosa, anche quali sono gli effetti delle diverse consociazioni sul suolo e in particolare negli stock di carbonio del sistema sola pianta. Questo diventa molto importante sia per la produttività vista in senso economico, ma sia soprattutto in quelli che sono i futuri cambiamenti climatici, perché capire quale di queste specie può in un certo modo avvantaggiare il sequestro del carbonio nei diversi comparti, nelle diverse consociazioni, diventa di fondamentale importanza. E perché secondo lei è importante identificare la specie giusta? Quali possono essere i vantaggi che la specie accessoria può dare a due piante come pioppo e noce? Soprattutto per progettare, per programmare quelli che sono interventi futuri di riforestazione, di piantumazione e quindi dire quale tra ad esempio tra il nocciolo lontano, che è l'altra specie che troviamo qui piantata, può avere una maggiore completezza nella fitness sia della pianta ma nello stesso tempo del carbonio organico del suolo. Perfetto. Io aggiungerei che una delle cose interessanti in questo sistema che sta venendo studiato è proprio il fatto che c'è uno studio sinergico tra quello che avviene al suolo e quello che avviene alla pianta. Allora, adesso ci troviamo davanti a questa pianta per seguire da vicino una parte del lavoro di dendroecologia di cui adesso ci parla la professoressa Battipaglia. Allora, Francesco sta facendo un campionamento dendrocronologico su un pioppo bianco utilizzando quella che si chiama una trivella di Presley. In pratica il campione viene estratto a circa 1,30 m dal suolo e consiste nell'inserire questa che vedete all'interno della pianta, si fa una sorta di biopsia della pianta. Francesco, puoi procedere. Girando, lui prendeva una carota di legno di un spessore molto piccolo, intorno ai 5 mm, e una volta che è arrivato quasi al centro della pianta, estrae con un estrattore quella che è una sezione trasversale della pianta, come potete vedere. Eccola qua, noi la chiamiamo carotina di legno. Eccola. Qui questa alternanza di legno chiaro e legno scuro sono degli anelli di accrescimento. Ognuno di questi anelli segna un anno, quindi contandoli noi possiamo sapere gli anni della pianta e poi sono dei registratori fantastici di tutto quello che è successo intorno alla pianta stessa. Benissimo. Professoressa, giusto per chiarire per chi non conosce questo tipo di approccio, questa è una tecnica che può in qualche maniera fare un danno alla pianta? Assolutamente no. Anzi, diciamo che questa ferita, una volta che lui estrarrà il carotatore, sarà completamente rimarginata dalle difese naturali della pianta. In casi particolari viene spesso applicato del mastice per evitare eventuali attacchi parassitari. Okay, questo soprattutto in ecosistemi forestali. Forestali oppure nelle viti, olivo, cioè per specie di grosso pregio alimentare. Perfetto. Perfetto, d'accordo. Grazie professoressa, grazie a Francesco che ha fatto la carota insieme a noi.
oltre allo studio della produttività delle piante arboree, quindi le carote di legno che abbiamo visto fare, in questo sito si sta studiando anche lo stock di carbonio al suolo, quindi si vuole anche vedere come il suolo cambi nelle sue funzioni biologiche e anche nello stock di carbonio in funzione di queste diverse consociazioni di cui abbiamo parlato. A terra c'è un'abbondante copertura di lettiera che viene campionata attraverso l'utilizzo di un quadrato metallico di dimensioni note, 20x20 cm. Tutta la lettiera viene campionata e poi viene esposta la superficie del suolo. Il suolo può essere campionato in molti modi diversi, in questo caso vediamo un carotatore in acciaio della dimensione di circa 10 cm e il campionamento del suolo si fa martellando. Una volta raggiunta la superficie del suolo, ci fermiamo in questo caso. La carota si estrae in maniera indisturbata e successivamente il carotatore si apre e il campione viene messo al sicuro in una busta e poi verrà processato in laboratorio per tutta una serie di determinazioni chimiche, fisiche e biologiche. Quest'oggi abbiamo imparato qualcosa in più dell'ecologia forestale, abbiamo visto delle interessanti connessioni tra il suolo e le piante e abbiamo visto un accenno a come effettivamente gli ecologi lavorano in campo. Ovviamente a questa parte di lavoro in campo poi si affianca una lunga parte di processamento dei materiali e dei dati successivamente prima di arrivare a delle conclusioni. In questa zona, pur essendo una zona piantata, quindi in realtà non è un ecosistema naturale, è qualcosa che potremmo più assimilare ad un agroecosistema, tuttavia abbiamo visto che ci sono degli aspetti tipici di una tendenza verso la naturalizzazione. Un ambiente come questo, se fosse abbandonato, tenderebbe in tempi molto rapidi a diventare un bosco, pur se con la presenza di specie magari alloctone, come ad esempio l'Enneagnus umbellata. Vorrei, prima di concludere, ringraziare nuovamente la fattoria Bini che possiede questo terreno e che a suo tempo ha fatto sì che il Centro Foreste e Legno del CREA di Arezzo seguisse la piantumazione di questo impianto, sul quale poi successivamente ha lavorato anche l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, con la quale collaboro anche io, e altri gruppi di ricerca che stanno portando avanti diverse tematiche in questo posto. Ci terrei a sottolineare in ultima istanza come in questo sito si abbia uno studio sinergico dei fenomeni ecologici che lo rende particolarmente interessante. E quindi ci salutiamo con la vista di questi bellissimi funghi, le orecchie di Giuda, che ci testimoniano anche un'alta qualità dell'ambiente insieme a tutti i licheni e altri funghi che possiamo trovare in zona, e ci salutiamo ricordando che è piuttosto importante iscriversi al canale di Ecologia e Scienze Naturali per restare sempre aggiornati, e inoltre vi consiglio di guardare nei link in basso in descrizione per avere delle informazioni aggiuntive anche sugli altri enti che sono coinvolti in questo progetto. Nel frattempo io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio.